Oltre 100 i morti e 100 feriti qui, solo nel quartiere di Canalone a Salerno. In totale le vittime dell'alluvione del 25-26 ottobre del 1954 furono 318, più di 100 a Vietri sul Mare, 37 a Cava dei Tirreni e Maiori, 35 a Tramonti. Fu questa chiesa che fece da tappo nella malanotte di Salerno. Diverse le iniziative organizzate per i 70 anni dal tragico evento. L'eterno riposo, dona loro, Signore, estenda essi la luce perpetua, riposi in pace e ame. L'eterno riposo, dona loro, Signore, estenda essi la luce perpetua, riposino in pace e ame. Questa mattina il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, si è recato al cimitero cittadino per un altro momento di ricordo. Depositare un mazzo di fiori sul monumento dedicato alle vittime dell'alluvione è un gesto sobrio, simbolico, senza fanfare, ma per significare un ricordo che non passa, un ricordo che non muore, un dolore che non muore. E credo che quanto abbiamo fatto sia stato semplicemente doveroso nei riguardi di quelle persone, di quelle donne e uomini che morirono in quella tragedia del 54. Okay.